titolo: Decky l'orso affamato. Autore: Andy Blackford. Genere: racconto di fantasia. Piccola descrizione: l'avventura dell'orso e di un piccolo ragazzo. Jack stava guardando la TV. Il film parlava di alcuni orsi indisciplinati in America. Gli orsi si arrampicano nei giardini delle persone e rovesciano i bidoni della spazzatura. Cacciano il cibo e fanno molta confusione, ha detto l'uomo sulla TV. Il giorno dopo, Jack guardò fuori dalla finestra. I sacchi della spazzatura erano strappati e c'era spazzatura su tutto l'erba. Il padre di Jack era molto arrabbiato. Chi farebbe una cosa del genere? Le volpi, forse, ha detto la mamma. Un orso affamato, disse Jack. Viviamo in Inghilterra, Jack, disse suo babbo. Non ci sono orsi in Inghilterra. Ma babbo si sbagliava. Ce n'era uno nel capannone. Uno molto grosso. Dormiva profondamente e russava molto forte. Oh, Jack, sorrise babbo. Corri e gioca ora. Jack tornò al capannone. Ciao, gridò all'orecchio dell'orso. L'orso si aveva svegliato subito. Mi hai fatto spaventare, brontolò. Scusa, disse Jack, ma volevo chiederti, perché dormi nel nostro capannone? Mi dispiace, disse l'orso, ma ho perso l'ultimo autobus per tornare allo zoo. Non sapevo che gli orsi andassero sugli autobus, disse Jack. Lo facciamo il venerdì, disse l'orso. È quando facciamo la spesa. Ero così impegnato a fare shopping che ho dimenticato l'ora, ha detto l'orso. Quando sono arrivato alla fermata dell'autobus, era già partito. Ho annusato i tuoi vecchi sacchi della spazzatura e dentro ho trovato degli avanzi di pollo. Un po' vecchi, ma erano comunque gustosi. Dovrai ripulire il disordine sull'erba. C'è spazzatura dappertutto. Ah, certo, rispose l'orso. Così ha fatto. La mamma di Jack gli ha dato un panino appiccicoso e una tazza di tè. Poi il babbo di Jack l'ha riaccompagnata allo zoo. Vuoi venire a prendere il tè venerdì? Ha detto Jack. Si mangia pollo. Buono, rispose l'orso. Possiamo mangiarlo in giardino? A patto che tu non faccia di nuovo casino sull'erba. Jack Rice.